Un saluto a tutti al vostro Tony. Ha appena finito di scaricarsi l'update 1.49, è appena finita anche la manutenzione del server, quindi sono pronto a tuffarmi su questo aggiornamento che, quantomeno sulla carta, promette di rivoluzionare un po' il gioco. Intanto, le auto che si vanno ad aggiungere le stiamo vedendo in questo momento. Non vado ad aprirvi il trailer perché immagino che l'abbiate visto tutti, anche più volte magari, però andiamo un attimino a dare un'occhiata ai dettagli dell'aggiornamento. Vedete che ci sono diverse nuove auto e quello che voglio fare io oggi è andare a vederne alcune di queste, non tutte, e il mio programma sarebbe di fare un giretto con l'M3 del 97, la F430 Scuderia. Preferirei vederla a parte, magari su un video a parte. Comunque, prossimamente vi farò un video specifico per ognuna di queste in VR, quindi showroom e poi giro in pista sempre in VR. Oggi le proviamo così col volante senza realtà aumentata, anche per vedere un po' con la visuale dall'esterno come si comporta l'auto, se c'è effettivamente un cambiamento del comportamento dell'auto in curva come hanno promesso. E quindi BMW M3, farei un giretto con la Gallardo ovviamente e con la RAV RGT. Dopo la Genesis non mi importa particolarmente perché è una WGT. Comunque prossimamente, come vi ho detto, aspettatevi anche un video dedicato per la F430 Scuderia, che è fantastica, e per la Subaru Impreza Rally Car, magari, perché no, un giretto sullo sterrato. Vedete che è stato aggiunto un nuovo brand, che è la Michelin, per quanto riguarda le gomme, e che tra l'altro c'è una nuova fisica dedicata per le gomme. Dovrebbero teoricamente avere un comportamento diverso da quando sono fredde a quando poi incominciano a scaldarsi, quindi dovrebbero essere più dare più aderenza una volta che sono calde, ovviamente, come teoricamente dovrebbe anche essere, e dovrebbe essere anche migliorata l'effetto di consumo, quindi quando le gomme sono consumate dovrebbero perdere maggiormente grip, a differenza di come succedeva che prima dell'1.49 si poteva correre anche con le gomme finite senza grossi problemi. Anche questo, comunque, aspettatevi in futuro un video dedicato, perché oggi non posso farvi vedere tutto, non possiamo fare tutti i test del caso, anche perché sennò faremo praticamente un'ora di video. Aspettatevi prossimamente sul canale dei video dedicati per le auto, per la fisica, per le gomme. Di contenuti adesso ne abbiamo, insomma, da poter creare a go-go. Noi World Circuits, Gran Turismo Sofì, anche qui ragazzi farò un video dedicato perché oggi non ho il tempo di andare a testarlo, ma c'è questa nuova intelligenza artificiale disponibile per due tracciati, Nuburi 24 ore e l'autodromo Lago Maggiore, quello completo. E quindi teoricamente dovremmo avere un'intelligenza artificiale più efficace perlomeno per queste due piste, poi magari in futuro potremo vederla anche per tutte le altre piste. C'è un nuovo menu caffè per le McLaren. Qui abbiamo dei nuovi swap, anche qui ragazzi dovrò fare un video a parte perché ci sono veramente tanti swap disponibili. Vedete BMW M3 delle varie serie, M4, la Genesis, quindi anche qui sarebbe andare a fare delle prove per vedere come vanno poi le auto con i nuovi swap. E c'è il nuovo brand anche per i cerchi, quindi abbiamo anche dei nuovi cerchioni, Pokal e Work. La cosa più importante la stiamo vedendo adesso, che è la fisica delle auto, che dovrebbe essere migliorata per quanto riguarda le sospensioni. Quindi qui vi faccio un riassunto: gli spostamenti praticamente del peso, dovrebbe essere migliorata molto la fisica in curva e dello sterzo e anche delle gomme, quindi il calcolo del modello delle gomme, quindi la stabilità nelle curve lente. E poi quello che vi dicevo, avevo detto in un precedente video, non c'è una grande progressione nella perdita del grip, e questa invece dovrebbe essere molto migliorata. Comunque anche questo andremo poi a verificarlo.
miglioramento anche per wet condition, quindi sulla pioggia. Quindi ragazzi, qui veramente ce n'è di tutto e di più, però io direi che perché qui parlano anche del traction control, punti prestazioni, quindi cambiano veramente tante tante cose, però io mi lancerei intanto su questo update. Andiamo un attimo a farci un giro per le auto usate, perché vorrei comprare, eccole qua le nostre novità. Voglio andare a comprare, ragazzi, la M3 del 97 subito, perché voglio fare un giretto nella nuova pista con l'M3. La utilizziamo subito. Poi, come vi ho detto, anche F430 Scuderia del 2007, questa insieme alla Gagliardo, però andiamo a comprarci le nuove al Brand Central. La RAF ci ha aggiunto un piccolo tassellino, una delle mie preferite è la Yellowbird, speriamo venga aggiunta anche quella. Questa sinceramente è assolutamente fantastica, perché è sostanzialmente la GT3 del 2016, preparata da questo elaboratore professionale. Vedete, è molto allargata, ha un sacco di potenza, e andiamo a provare dopo sicuramente, però qui parliamo di 525 cavalli, quindi ben 25 cavalli in più del modello originale, che anzi, se non sbaglio, era appena su dei 500, più coppia, dopo come vedete è allargata. Anche dal punto di vista dell'aerodinamica è molto migliorata, e sarà da andare a verificare se è un'auto per lo più da drag e basta, oppure se va bene anche in curva. Sinceramente, non vogliatemi male, ma uno dei miei colori preferiti, anche se la Ferrari andrebbe rossa per lo più gialla, per la scuderia è questo blu quasi metallizzato. Quindi andiamo a comprare. 380.000 è un prezzo che ci sta, dai. Siamo a 617 pp, quindi qui ci viene molto naturale un setupino a 600 pp. Secondo me basta limitarlo un attimino. Ed è quella qui, un altro tassellino che mancava, perché avevamo l'Huracan, avevamo la Murcielago, la Aventador, proprio nelle usate potevamo trovare la Miura, la Countach, però un tassellino che mancava era sicuramente la Gagliardo, e adesso ce l'abbiamo. Bianca, tra l'altro, è bellissima, quindi non ci penserei neanche due volte. Andiamo a comprare così, anche gialla non è male, però io la vado a comprare bianca. 260.000, quindi qui sinceramente bisogna vedere la prova in pista, però con i punti e prestazioni siamo molto vicini alla F430 Scuderia, però ad un prezzo molto più conveniente. Anche questa l'andiamo a provare dopo. Come vi ho detto, la F430 Scuderia ci dedichiamo qualcosa più avanti, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché sono in arrivo molti contenuti riguardanti Gran Turismo 7 e il nuovo update 1.49. Andiamo a acquistare anche la Genesis, anche se personalmente non è che mi entusiasmi, è bella, devo dire, anche la livrea è bella, però essendo una VGT non è che mi entusiasmi più di tanto. Quasi 900 cavalli e 1000 kg, sicuramente va via come un razzo. E per quanto riguarda la Subaru, si tratta di un modello di un bel po' di anni fa, quindi suppongo, eccola qui, e suppongo bene, l'andiamo a trovare sulle auto usate. 650.000, non male, non male, anche perché una Bike Speak dell'87 mi va a costare 1.900.000. Mi sembra più che onesto il prezzo per questa leggenda. Per questo ho detto, non andiamo a provarla oggi, magari ci facciamo qualcosa di dedicato sia mai in VR per vederla meglio, ma anche per vedere com'è la fisica sullo sterrato. Ok, BMW M3 del 97, ragazzi, non perdiamo altro tempo perché siamo veramente andando via un po' lunghi. Qui abbiamo, lasciamo stare anche gli escapes, sicuramente ci sono tutti gli escapes dedicati per questa nuova pista che è l'Eiger Nordwand. Si va ad aggiungere qui in mezzo, ci sono anche delle nuove gare, avete visto. Però io andrei a fare, c'è anche un'esperienza sul circuito, molto bene. Sarà bella tosta, ragazzi, perché questa pista è veramente ricca di curve. Abbiamo un solo layout e la stessa versione al contrario.
Non è prevista la pioggia, però qui abbiamo diversi momenti, diverse fasi della giornata. Il crepuscolo forse dovrebbe essere quello un pochettino più scivoloso. Ci speravo sinceramente nella pioggia, però andiamo a provare questa BMW M3 del 97. Come ho detto, non siamo in VR perché in VR voglio fare qualcosa a parte, però andiamo a verificare un po'. Intanto vediamo com'è fatta la macchina. E dopo direi che ci diamo un'occhiata all'interno. Prima facciamo un bel giro all'esterno. Come sempre, ragazzi, indubbiamente questa è la qualità a cui ci ha abituato Gran Turismo. Da qui su questa pista c'è veramente un panorama pazzesco. Vediamo le quattro frecce. Qui già dalle prime curve sento un force feedback molto diverso. Intanto il volante è veramente veramente duro, quindi probabilmente dovrò andare a abbassare il ritorno di forza. L'impressione è che ci sia anche un po' più di, come c'era scritto, di progressione quando c'è la perdita dell'aderenza. Però la cosa che noto da subito è il force feedback, ragazzi. C'è una forza notevolmente maggiore rispetto a prima. Scusate se me ne vado un po' a campi, ma volevo fare qualche test. Ok, continuiamo il nostro giro. La sfasceremo sicuramente perché non sono abituato alla nuova fisica. Ok, ci sarà da farsi l'abitudine sicuramente, ragazzi, perché questa qui dovrebbe essere l'entrata ai box, forse, nel tunnel. Vediamo il giro di questa nuova pista, anche perché più avanti andiamo a trovare il fatidico saltino. Bisogna stare un po' attenti, bisogna stare un po' attenti ragazzi, perché qui le cose sono sicuramente cambiate. Io ho anche impostato di default una reattività molto alta, quindi oppla, ok, cominciamo già a capire come funziona. Ho la reattività a 10 impostata come volante, quindi come avete appena visto bisogna essere molto veloci a controsterzare. Ora adesso non so se sia proprio un feedback dedicato di questa M3, però quello che è certo è che è molto molto più strong l'effetto del ritorno di forza rispetto a prima. Comunque ci sto capendo un po' di più piano piano. Qui ragazzi, qui c'era il salto che ti faceva letteralmente volare la macchina e effettivamente è stato livellato. Proprio dobbiamo trovare un piccolo difetto, è stato livellato assolutamente, e togliendo forse un po' di divertimento. Ci sarà sicuramente del lavoro da fare qui. Finite il sound, finite il sound. Mamma mia, che bella che è. Questa qua è assolutamente una delle mie macchine preferite. Le mie Lamborghini preferite perché è piccola, leggera, compatta. Sì, non è una Lambo estrema, aspettate che erroneamente ho attivato il TCS. Noi lo torniamo a mettere a zero. Bellissimo il sound, bellissima l'auto. Test frecce, bene. Vediamo un po' dall'esterno come si comporta, anche se dall'esterno. Allora, intanto molto molto precisa, devo dire, molto precisa. Guardate l'inserimento in curva. Si inserisce in curva molto bene, ragazzi.
Andrò a fare comunque dei test in futuro per quanto riguarda la fisica delle auto, perché ho registrato dei video con la fisica vecchia e voglio andare a vedere se c'è effettivamente un improvement, che si sentivano anche i campanacci. Sound fantastico. Ho trovato quasi più semplice da controllare la Gagliardo rispetto all'M3. Sì, c'è un po' di saltino qui, ma ragazzi è stato più che dimezzato rispetto a quello che era. Però c'è non so se sia un feedback specifico della macchina o se è veramente stato migliorato il problema del sottosterzo, perché su Gran Turismo 7 la maggior parte delle auto sottosterzano anche se non dovrebbero. Però qui ho notato un inserimento in curva molto buono per questa Gagliardo. Frena anche molto bene. A me sembra, soprattutto volante alla mano, di sentire un miglior feedback. Lo sterzo ovviamente è molto più leggero in questo caso rispetto a quello dell'M3, però la perdita di grip è decisamente più progressiva, come avevano scritto. Quindi sicuramente è stato fatto un lavoro sulle sospensioni e anche sulle gomme, anche se sarebbe da provare senza dubbio diversi tipi di gomma, passare da una dura a una media, una morbida. Voglio sentire che sound che può avere un'auto come questa preparata dalla RUF. Bellissima. Mamma mia, guardate l'imponenza del posteriore di questa macchina. Molto bella. Vediamola bene, 360. Sì, i cerchi sono un po' tamarri, però abbiamo visto che hanno aggiunto molti cerchi nuovi, quindi magari dopo andiamo velocemente a vederli. Gli interni li riconosciamo perché sono quelli del GT3 RS. Forse c'è qualche piccola modifica. Fammi vedere. Sì, in realtà sì, perché io mi ricordavo comunque le maniglie con la striscia colorata, invece qui ci sono delle maniglie in alluminio, però per il resto noto abbastanza una similitudine con la GT3 RS Stock. Cambiato anche il sound un po' diverso. In termini di velocità, questa è anche più veloce della Gagliardo, secondo me. Scusate se sentite le campane di sottofondo, ma nel mio paese suonano in continuo. E a livello di handling, di guida, secondo me la Gagliardo ha qualcosa di più come controllo. Adesso questa, se non sbaglio, è RR, mentre la Gagliardo dovrebbe essere una trazione integrale. Si comporta molto bene, devo dire. Forse bisogna staccare un po' in anticipo. Andiamo a vedere i box come sono. Vi ricordo di vedere la corsia dei box. Ah, c'è proprio un tunnel di pietra. Wow, molto bello. Molto, molto bello. E quindi hanno fatto, ragazzi, un box molto più corto. Non so se ve lo ricordate, ma il precedente box era più avanti rispetto a qui come posizione, e c'era proprio una stradina tortuosa di campagna.
che era lunga come la pista stessa. Molto bella anche questa lusso comunque. Andiamo a completarci il menu extra, che siamo veramente andati lunghissimi. Qui ovviamente, se non avete la McLaren F1, quello sarà lo scoglio più importante, perché è un'auto da 20 milioni, io l'ho comprata a 18 milioni e mezzo. E andiamo a beccarci il nostro biglietto da 6 stelle. Come bonus di fine video ce l'andiamo a scartare. È venuto un video veramente lungo, ragazzi, nonostante abbia veramente toccato parzialmente gli argomenti e neanche tutte le macchine. Siamo fortunati? Beh, direi di sì, abbastanza fortunati, ragazzi, perché abbiamo vinto la VGT della McLaren col menu della McLaren, tra l'altro, quindi siamo stati anche coerenti. Quindi facciamo un riassunto, ragazzi. Come auto sono molto soddisfatto, perché io sono un amante delle auto sportive e super sportive. Mi hanno aggiunto l'M3 del 97, F430 Scuderia, la Roof, la Gallardo, anche la Subaru, secondo me da rally sarà da andare a testare, perché sarà un'auto molto interessante. E abbiamo una pista molto bella, anche se è più corta di quello che mi aspettavo. Molto bella dal punto di vista del panorama e anche dal punto di vista delle curve, tornantini, saliscendi, quindi molto divertente anche per andare a fare qualche gara con gli amici. Andiamo a dare un'occhiata molto velocemente ai cerchioni, ragazzi, perché ero dimenticato di questa cosa, ma c'erano veramente tante cose. Dovremmo trovare i nuovi cerchioni qui da qualche parte, infatti, eccoli qua, ok. E quindi qui abbiamo tutti i cerchioni. Ad esempio, già rispetto ai suoi, questi qua ci stanno molto meglio. Questi qua, anche questi, sono molto più da rough. Belli, molto belli. Questi sono bellissimi. Questi sono bellissimi, ragazzi. Sembrano quasi quelli coperti. Belli questi qua. 21 pollici così. Questi sembrano i suoi. Molto di più di quanto lo siano quelli standard. Guardate che belli. Fantastica, ragazzi. Fantastica così. Quindi hanno aggiunto anche dei nuovi cerchioni, nuova fisica, abbiamo visto che le macchine si comportano in maniera diversa e possiamo dire anche così a naso, dopo questo primo test molto veloce, si comportano in maniera migliore, con una perdita di grip più progressivo. Bisogna stare attenti, però, come avete visto, con il BMW M3, se avete una reattività impostata molto elevata, come io che ce l'ho a 10, essere molto veloci nell'andare a recuperare l'auto. Force feedback, ho notato anche un force feedback più forte, più strong. Quindi complessivamente sono molto soddisfatto di questo aggiornamento, e come ho detto, aspettatevi molti contenuti in arrivo prossimamente sul canale, perché voglio andare a indagare maggiormente sia sulla fisica delle gomme, sia sulle sospensioni, fare qualche prova sul bagnato, sullo sterrato. Portarvi qualcosa in VR per ognuna di queste nuove aggiunte che sono arrivate. Quindi aspettatevi molti nuovi contenuti prossimamente sul canale. Iscrivetevi, ragazzi, e attivate la campanellina se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Se volete chiedermi qualcosa o dire la vostra, fatelo pure nei commenti. Noi intanto ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da un super soddisfatto Tony89. Ciao ciao e alla prossima.